Buongiorno, mi chiamo Paolo Dal Prato, sono un fotografo professionista e mi occupo anche di tecnologie immersive, tour virtuali, foto e video 360. Ho anche iniziato a utilizzare un nuovo strumento che permette di creare video renderizzando i dati contenuti nei database di Google Earth. È uno strumento che ha una grandissima libertà di movimento. Dallo spazio posso scendere a terra, in qualunque punto della superficie terrestre. Posso muovermi senza aspettare licenze o permessi. Posso creare un video muovendo questo drone virtuale in mezzo ai grattacieli di Milano. Posso muovermi sul Canal Grande di Venezia, scendere a sud e immergermi nel cratere del Vesuvio o volare sopra i resti di una villa romana. Sono video davvero spettacolari, mi sono chiesto però se questo strumento potesse essere usato anche per qualcosa di più, per un passo successivo, e l'idea che mi è venuta è di utilizzare, di associare questi video insieme alle parole e al sapere di persone che sanno le cose. Ho contattato un archeologo che conosco in rete per la comune passione fotografica, Massimo Penigiani, e gli ho fatto la mia proposta, appunto di questo progetto drone virtuale. Insieme abbiamo cominciato a produrre i primi video. Il primo è stato su Monteriggioni, un borgo fortificato vicino a Siena. Poi abbiamo parlato delle origini romane di Firenze, abbiamo parlato delle ville romane di Capri. Con altre persone coinvolte man mano stiamo parlando di altre cose. L'idea è di raccontare l'Italia, quella cosiddetta minore, quella dei monumenti che sono fuori dai grandi circuiti, quella dei borghi, quella dove la storia è passata e ha lasciato dei segni, ma questi segni sembrano essere stati un pochino dimenticati. Non è l'Italia delle cartoline, ma è un'Italia viva, presente, che c'è e che ha voglia di essere raccontata, l'Italia appunto dei borghi, dei bei paesaggi, dei cammini, dei castelli che stanno sulle colline e che però non sono conosciuti dei grandi circuiti. L'Italia che ha bisogno di essere raccontata, aspetta di essere raccontata e magari di essere raccontata anche con strumenti nuovi come questo. Io sono Massimo Pianigiani, sono un archeologo e lavoro in una cooperativa che si occupa di archeologia e di gestione dei beni culturali in generale. Con Paolo Dal Prato è stato un incontro molto utile perché abbiamo potuto mettere a fuoco una grande opportunità per i beni culturali. Cioè, in questo momento in cui non abbiamo potuto andare a vedere i beni, i luoghi, le opere d'arte, i posti che ci interessava, siamo riusciti attraverso il drone virtuale a creare comunque delle storie, dei viaggi, a poter raccontare quelli che sono i luoghi dell'arte e mostrare quindi una serie di contenuti che non potevamo creare altrimenti. Quindi il drone virtuale è stata una grande opportunità, è stato uno strumento che ci ha permesso di creare un nuovo modo anche di raccontare, ma che arriva immediatamente. Questa è la grande potenzialità di questa tecnologia, di questo strumento. Utilizza un linguaggio che è noto, che è chiaro a tutti quanti, che è perfettamente comprensibile perché comunque nella nostra quotidianità il modello tridimensionale utilizzato è ben riconoscibile e soprattutto permette di fare anche ulteriori passi avanti per l'utilizzo di queste tecnologie nella comunicazione e nella fruizione dei beni culturali. Infatti dobbiamo adesso anche pensare alla prossima fase, cioè quando potremo finalmente tornare a visitare i luoghi che tanto amiamo, i luoghi di cultura. In questo caso le tecnologie potranno aiutarci, integrandosi fra di loro, a creare ancora nuove possibilità di comunicazione e nuove possibilità per la fruizione e la valorizzazione dei beni culturali. Quindi questo progetto, noi crediamo in questo progetto, crediamo che questo progetto potrà dare grandi opportunità sia agli utenti che a tutti quanti gli enti e tutti i soggetti che sono impegnati nella valorizzazione e nella fruizione dei beni culturali.